Benvenuti a tutti nel canale YouTube di Meteo Italia. Oggi siamo qui per andare a vedere quello che succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ma prima di iniziare vi consiglio di iscrivervi al canale. Ricordo che abbiamo obiettivo 10.000 entro 6 mesi, dopodiché attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti meteo, lasciate un like e se volete commentate, vi risponderò entro pochi minuti. Iniziamo pure con il video. Andiamo a vedere quindi quello che potrebbe succedere già nella giornata di domani. Tempo in miglioramento soprattutto al nord e al sud. Al nord quindi cieli che saranno poco nuvolosi o molto nuvolosi per tutto il resto della giornata, cieli poco nuvolosi o molto nuvolosi però con qualche piovasco nelle coste adriatiche dell'Abruzzo e nelle coste della Toscana e del Lazio. Al centro con nevicate superiori ai 1700 metri o 1800 metri per quanto riguarda la zona adriatica, mentre al sud ci sarà bel tempo con cieli che saranno anche qui poco nuvolosi o molto nuvolosi. Le temperature saranno stazionali in linea col periodo stagionale al nord, mentre saranno superiori di qualche grado sopra la media al sud, con punte fino a 20 gradi tra Sicilia e Puglia. L'attendibilità di questa previsione è molto alta, trattandosi della giornata di domani, infatti si aggira intorno al 95%. Andiamo a vedere invece quello che potrebbe succedere nella giornata del 18 dicembre, quindi dopodomani. Anche questa è una previsione molto attendibile, l'attendibilità si aggira intorno al 90%. Cielo praticamente molto nuvoloso o poco nuvoloso su tutta Italia, con annuvolamenti un po' più consistenti invece al nord della Puglia e nelle coste adriatiche dell'Abruzzo. Le temperature saranno ancora calde al sud, con punte di 19 gradi che si potranno registrare nella zona della Sicilia e nella zona della Puglia, mentre i cieli saranno assenti da precipitazioni su tutta la penisola. Andiamo a cercare di creare una tendenza attendibile per quanto riguarda la giornata del 19 dicembre. Come potete vedere da questa cartina ci sarà un rialzo termico molto importante soprattutto nelle zone del nord, mentre per quanto riguarda le zone del centro e le zone del sud saranno ancora invase dall'alta pressione e proprio in queste zone si potrebbero avere delle temperature che saranno comprese dagli 1 ai 2 gradi superiori alle medie stagionali, mentre al nord potremmo avere temperature dai 3 ai 4 gradi superiori rispetto alle medie stagionali. Per quanto riguarda le precipitazioni saranno totalmente assenti per tutto il resto della giornata su tutti i settori della nostra penisola. Cerchiamo adesso invece di andare a tracciare un'attendibile previsione per quanto riguarda la giornata del 20 dicembre. Le temperature saranno ancora sopra la media stagionale da nord a sud, di qualche grado al nord, mentre di 3-4 gradi al centro e al sud. Ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, soprattutto al nord, dove si potrebbero proprio qui verificare dei banchi di nebbia, soprattutto sulle pianure del Piemonte, pianure della Lombardia e pianure dell'Emilia-Romagna. Quindi nebbie in aumento, copertura nuvolosa in aumento, temperature ancora sopra la media e si sta confermando proprio in questo periodo questo anticiclone africano che ha portato appunto queste conseguenze. Cerchiamo adesso invece di tracciare una tendenza per quanto riguarda il periodo natalizio compreso dal 22 dicembre al 26 dicembre. Come potete vedere da questa cartina le proiezioni sono veramente terribili. Proiezioni calde, proiezioni siccitose, temperature di almeno 2-4 gradi sopra la media da nord a sud, più precisamente 4 gradi sopra la media al nord, 2 gradi superiori alla media al centro, mentre dai 4 ai 6 gradi superiori la media al sud. Quindi avremo temperature molto calde, dopodiché scarse precipitazioni un po' su tutta la penisola, soprattutto al nord, quindi ancora qualche locale precipitazioni, ma saranno veramente poche. Nebbie diffuse al mattino al centro-nord, quindi nebbie che si potrebbero verificare in Valpadana, quindi in Emilia-Romagna, pianure della Lombardia e pianure del Piemonte. Questa è la cartina che ci indica la tendenza natalizia calda e siccitosa e si sta confermando sempre di più con un'attendibilità che è intorno al 65%. Bene, adesso cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere intorno al periodo di Capodanno, compreso tra il 29, il 30 e il 31 dicembre. Andiamo quindi a capire quello che potrebbe succedere. Dopo un periodo natalizio molto caldo e molto siccitoso ci potrebbe essere un vero e proprio cambio di scenario, perché attenzione che un nucleo di aria molto freddo che si scontrerà con un nucleo di aria molto caldo in arrivo da sud potrebbe creare un periodo molto perturbato e quindi potrebbero cadere sull'Italia, soprattutto al nord, nuove nevicate a quote molto basse o addirittura di pianura sul Piemonte e sulla Lombardia.
Attenzione però che questa è solamente una tendenza, infatti ha un'attendibilità del circa 15%, quindi nel corso dei prossimi giorni andremo a capire se queste ipotesi potranno essere confermate oppure ribaltate. Questo video può finire qua, quindi se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci aspetta quindi un dicembre molto dinamico tra caldo e freddo, seguitemi sul canale, attivate la campanellina per scoprire effettivamente come andranno le cose. Da Meteo Italia è tutto.